al centro del Vangelo di oggi c'è, ed è uno dei non moltissimi brani del Vangelo in cui questo accade, la figura di Giuseppe, San Giuseppe, lo sposo di Maria. E c'è al centro della narrazione del Vangelo di oggi anche il travaglio interiore di Giuseppe che deve in qualche modo metabolizzare, accogliere sia la missione della sua sposa, sia il ruolo che è stato disegnato per lui all'interno di quella missione. E la narrazione evangelica accompagna questo cammino interiore, partendo dal disorientamento iniziale, dalla scelta di comportarsi secondo giustizia, ma ecco che arriva infine l'esortazione che possiamo considerare un'esortazione di tipo educativo, un'esortazione di tipo formativo. Non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria come tua sposa. Non temere. Quindi è un messaggio forte che va a intercettare anche il non detto del vissuto di Giuseppe, la paura di fronte a qualcosa di grande, di fronte a qualcosa di troppo grande, talmente grande che desta meraviglia. Ecco che allora, in questo brano evangelico, si fa appello ad una cosa altrettanto grande, la profezia del profeta Isaia, letta anche nella prima lettura: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Quindi, ciò che ti spaventa sta dentro a un messaggio più grande, sta dentro a una profezia. Anche i nostri ragazzi, anche le persone che ci sono affidate, possono talvolta spaventarsi di fronte a qualche compito, anche a qualche compito di apprendimento che percepiscono come più grande di loro. Ecco che in quel momento è importante la parola formativa, la parola educativa. Non temere, da un lato, ma dall'altro lato devo dar loro una ragione per sperare di poter raggiungere ciò che è grande, una ragione che devo trarre dal rapporto educativo e didattico che ci ha accompagnati fino a quel momento.